Gentili utenti di Cerigno La Via, ben trovati dal Campo Cianci, dove è appena terminata la semifinale di ritorno della categoria Juniores tra l'Audace Cerignola e la Vigor Perconti, vinta dall'Audace 1-0, ma purtroppo non basta per accedere alla finalissima. Siamo in compagnia di mister Pinuccio Crudele. Mister, ci credevate tanto in questa rimonta, avevate trovato anche il gol nei primi 25 minuti, però appunto questa finale non è arrivata. Ecco, che cosa è mancato secondo lui? Forse è mancato nel secondo tempo la freschezza fisica, perché comunque abbiamo dato tantissimo in questo lungo percorso e i ragazzi li ho visti comunque nel secondo tempo un po' affaticati, insomma. Sì, l'ha detto già lì, noi ragazzi hanno dato tutto, però anche nel secondo tempo forse è mancata una maggior lucidità sotto porta, sono arrivati forse pochi tiri in porta. E sì, abbiamo preso un palo, poi ho fatto una parata di portiere, poi un altro, un salvataggio su un colpo di testa. E ma la Vigor Perconti non è una squadretta, è una squadra che da anni è ai vertici del campionato juniores nazionale dilettanti. Vengono i giovanissimi, questa società vince con gli allievi, è una grossa realtà. E noi siamo stati là e quindi abbiamo comunque visto in che realtà loro si allenano e fanno tutto, insomma. Sì, appunto, l'Audace comunque ha fatto una grossa partita, forse c'è il rammarico per quella gara d'andata. Sì, non si può regalare a questi avversari quel primo tempo, è stato un suicidio. Poi tenete presente che su 4-2 abbiamo sbagliato per un calcio di rigore, quindi con 4-3 saremmo stati qualificati, però con i 6 ma nel calcio non si vince, insomma. Mister, quanto fanno piacere i complimenti degli avversari a fine partita? Sì, tantissimo, perché loro hanno detto che negli ultimi 4 anni non hanno trovato mai una squadra che li ha messi così in difficoltà. Per noi questo è un onore, ripeto, questa è una grossa squadra, insomma, oggi noi abbiamo messo in difficoltà, che comunque anche noi non siamo da meno, l'abbiamo dimostrato in campo, però purtroppo, ripeto, un primo tempo di quel genere non si può regalare ad una squadra così forte, insomma. Mister, per chiudere, con oggi appunto si chiude la stagione della Juniores dell'Audace Cerignola, una stagione comunque importante, anche possiamo dirlo sorprendente, con un suo giudizio su questa stagione. Stagione positivissima, anzi all'inizio mi avevano detto che era un anno di transizione, che era un anno che non, con la squadra non potevamo fare niente, poi man mano la squadra abbiamo preso degli elementi come Cappellari e Casale, poi sono si aggiunti nelle fasi finali. Quella prima squadra è la squadra diventata competitiva al massimo. Ho detto, abbiamo perso con una squadra che l'anno scorso è stata campione d'Italia, una grande realtà, del calcio juniores dilettante. Ok, grazie mister, e comunque complimenti. E comunque voglio fare esprimere un ringraziamento a tutti i ragazzi per quello che hanno fatto, a mio figlio Gianni, che comunque è una persona che è sempre vicino alla squadra dal punto di vista anche tattico, dei consigli, al responsabile settore giovanile Lorenzo Mangano, alla società tutta per aver messo a disposizione tutto ciò che era possibile per far bene. Noi ci abbiamo messa tutta, purtroppo non abbiamo raggiunto la finale, ma comunque siamo soddisfatti lo stesso. Ok, grazie ancora mister. Arrivederci a tutti, grazie a voi. Siamo con Sante Russo, autore del gol dell'1-0. Sante, questo gol però non è bastato, ci avete tanto creduto, secondo te che cosa è mancato per centrare questa finale e questa impresa? I ragazzi hanno dato tutto, abbiamo dato tutto per la maglia, però la partita andava gestita sui 180 minuti, quindi abbiamo sbagliato molto all'andata sui gol che abbiamo subito e purtroppo il rigore è sbagliato, ma ripeto, abbiamo dato tutto in casa e questo ci fa un grande orgoglio. Sì, appunto, quanto rammarico c'è nello spogliatoio, soprattutto per la gara d'andata, quel rigore sbagliato, oggi anche un palo. C'è tanto rammarico, ma cioè, siamo ragazzi, siamo amici e quindi diciamo, nessuno può incolpare l'altro. Alla fine ognuno diciamo, incoraggia l'altro a fare bene la prossima volta. Quanto fanno piacere i complimenti degli avversari? Sono molto orgoglioso che gli avversari, diciamo, una grande squadra, mi abbiano fatto i complimenti. Questo significa che ho dato tanto e che mi rispettano anche come giocatore. Per chiudere, Sante, oggi c'era tantissima gente ad incoraggiarvi, una nota, quanto è stato importante il loro apporto dal campo? Soprattutto la gente che c'era oggi, ma vorrei diciamo, ringraziare soprattutto gli ultras per tutte le trasferte, soprattutto in Calabria, a Roma, che ci hanno seguito. Un grazie di cuore, ripeto, sono rammaricato per averli delusi, per aver deluso diciamo,
la società e tutti gli ultras, ma abbiamo dato tutto e questo ci fa un grande onore. Ok, grazie Sante, e comunque complimenti. Buona serata. Siamo con il presidente della Vigor, Maurizio Perconti. Presidente, quanta soddisfazione c'è per quest'ennesima finale nazionale a livello juniores conquistata? Beh, la soddisfazione certo è immensa, pure perché ci siamo qualificati contro una squadra, penso, a pari livello nostro, perché veramente ha dimostrato sin dall'inizio, sin dalla prima partita, carattere, qualità, tecnica, tutto, tutto, sono stati veramente forti. Poi queste sono piccoli equilibri che chi è un po' più fortunato magari riesce a passare, quindi è chiaro che sono soddisfatto immensamente perché ci siamo qualificati contro una grande squadra. Sì, la qualificazione è nata, si è stata costruita soprattutto nella gara d'andata, oggi c'è stata tanta sofferenza per i suoi. Beh sì, oggi a parte il fatto che chiaramente avevamo tre giocatori che erano stati ammoniti e quindi espulsi e ci mancavano tre giocatori fondamentali, però la cosa buona di questa partita è che ho visto il carattere dei ragazzi che hanno saputo soffrire, perché essendo in sofferenza hanno avuto il carattere di reggere il ritmo del Cerignola, che veramente mi ha sorpreso come qualità. È la prima volta che vengo in Puglia, perché questa è la quarta volta che veniamo in Puglia a fare il ritorno delle semifinali, è la prima volta che abbiamo sofferto così tanto. Sì, infatti possiamo affermarlo appunto che il Cerignola è stata la prima squadra che vi ha messo seriamente sotto. Che cosa li ha sorpreso maggiormente di questo Cerignola? La qualità di come giocavano e avanti sono veramente forti. Avanti hanno degli elementi, poi hanno un elemento in difesa pure di qualità superiore, a centrocampo, e l'attacco è forte, quindi giocano bene la palla a terra. Complimenti. Presidente, per chiudere, adesso c'è lo scudetto da conquistare, il secondo scudetto consecutivo. Beh, questo incrociamo le dita e speriamo che questo avvenga. Non è facile, però comunque speriamo la rosa al completo, a parte forse oggi abbiamo qualche espulso, questo ancora non lo so, però comunque sia, speriamo di farcela, ce la metteremo tutta pure per onorare la partita contro il Cerignola. Ok, grazie presidente e complimenti. Grazie a voi.